Buongiorno amici, siamo entrati in un locale dove si mangia solo vegano perché ho un compagno di viaggio che mangia solo vegano, quindi abbiamo visto questo locale e abbiamo approfittato visto che si è dovuto sacrificare diverse volte questa settimana ed entrare in posti tutt'altro che vegani o vegetariani, quindi siamo arrivati in locale che sembra molto carino, adesso lo faccio vedere, si chiama The Village Inn ed è praticamente sulla 12ª strada sul lato ovest. Questo è l'ingresso, è molto interessante anche la vetrina, nonostante io non sia un amante del veg, è molto carino. Morales, il wifi è gratuito come al solito e adesso vediamo un pochino come va il pasto, vi faremo sapere. Ciao! Prima sorpresa, nonostante il locale sia paleo, come certe cose non accettano contanti, quindi paleo ma solo tecnologia. Arrivato il piatto, cavolfiore, cavolo cappuccio e asparagi, finocchi con noci e arancia. Adesso vi facciamo sapere com'è. Allora, se devo dire la mia, non è male. Il posto è carino, il costo del pasto che vi ho fatto vedere è di $21 e più o meno tutto buono. Un dolciastro di sottofondo sia per il cavolfiore che per il cavolo cappuccio. Il tuo amico vegano. E il mio amico vegano ha gradito, finalmente un po' di erba dopo tanti hot dog finti e hamburger finti di carne veggie. E niente, molto buoni i finocchietti. I finocchietti sembrano quelli selvatici che si trovano da noi, sicuramente non è così, però sono molto saporiti. Era invitante anche la pasta ai funghi. Sembrava invitante anche la pasta ai funghi. Mi dice che sembrava invitante anche la pasta ai funghi, ma quella aveva troppo aglio. Dovrete scoprire voi se sarà, se è buona. Un saluto a tutti e un saluto a New York, a presto. Ciao amici.